Nei momenti di incontro e di confronto come questo, nelle conversazioni con le colleghe e con i colleghi più giovani, mi sono resa conto più volte di come fossero pressoché sconosciuti gli anni fondativi della rete didattica, le fasi, le scuole di formazione, i nomi dei nostri, più spesso delle nostre maggiori. E quindi grazie per questo seminario, per questo invito, questo seminario che risponde a un bisogno di conoscenza storica per chi lavora negli istituti e per quanti hanno interesse al pari e alla sua rete. Mi ero già cimentata qualche anno fa in un percorso di ricostruzione della didattica della rete, fermandomi ai primi anni 90, gli esiti erano poi comparsi nella nostra rivista Quaderno di Storia Contemporanea. Per questo intervento ho ripercorso gli altri decenni con la stessa passione. Così accade quando si fa autoritratto di gruppo, per citare il titolo di quel bel libro di Luisa Passerini. E credo che sia abbastanza inevitabile la passione quando si dà conto di un tempo che ci ha visti testimoni. Ho fatto parte della Commissione Didattica Nazionale dal 1994 fino al 2012. Da quell'anno in poi, come ricordava il direttore Cardi, sono stata tutor nelle 5 edizioni della Summer School del Nazionale. E dal 1986 al 2006 sono stata responsabile della sezione didattica del mio istituto, quando poi mi sono diventata direttrice. Ho cercato di suddividere i paragrafi perché già i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di compito improbo, di compito difficile. Sì, non è semplice, dal conto di più decenni carichi di problemi, di temi, di azioni e di pensiero. Inizierò allora a parlare della nascita dell'ANDIS, della Commissione Didattica Nazionale, della nascita delle sezioni didattiche dell'ISMI. Io ritengo, e credo, mi auguro di non essere la sola, che la rete degli istituti storici della Resistenza abbia svolto e possa continuare a potenziare una funzione preziosa nel panorama degli istituti di ricerca e delle agenzie culturali. Una funzione, quella della rete degli istituti storici, che è preziosa e probabilmente unica, con il suo nesso tra ricerca scientifica, ricerca didattica e promozione etico-civile. Gli istituti della rete hanno sempre prestato, pur nella diversità delle loro date di nascita, prima venivano ricordate le nascite dei vari istituti e quindi è evidente che ci sono degli sfasamenti, tuttavia ogni istituto ha sempre prestato molta attenzione al mondo della scuola, insieme al nodo storia locale, storia generale e all'intera dimensione della storia contemporanea. Agli inizi, nella maggior parte dei casi, si trattava di interventi che si andavano a fare nelle classi, nelle scuole di ogni ordine e grado, era un'azione a largo raggio, si interveniva ovunque vi fosse scuola. Passati alcuni anni si iniziò a pensare che tutta quell'attività di aggiornamento, un'attività preziosa, ma al contempo dispendiosa di energie per garantire esperti e studiosi nelle svariate classi dei territori provinciali, potesse essere più proficua investendo sulla formazione dei docenti che a cascata avrebbero potuto fare cadere gli esiti sugli allievi. La svolta avvenne all'inizio degli anni Ottanta, perché nel giugno del 79, presso l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, si era costituito un gruppo di una quindicina di studiosi e di ricercatori che iniziarono a progettare il convegno a cui faceva cenno prima Chiara Colombini sull'insegnamento dell'antifascismo e della resistenza, didattica e fonti orali, che si tenne a Venezia nell'81. Gli atti furono editi da Marsiglio nell'anno successivo, il titolo era cambiato, era la storia fonti orali nella scuola. Nell'introduzione a quegli atti, il presidente Guido Quazza ribadiva il nesso tra ricerca scientifica e ricerca didattica. Ne parlava come due cammini simili a livelli diversi e come, di fronte al dilatarsi delle fonti per lo studio del Novecento, la strada giusta fosse quella di non escluderne alcuna ai fini della didattica,
ma di dare priorità a quelle che nei vari ordini di scuola erano via via le più idonee a sviluppare il senso dello spazio e del tempo e la crescente presa di coscienza dei legami fra passato e presente. Con la sua presidenza, te ne ha parlato Chiara, nel 1972 l'ISMI promuoveva una visione dell'insegnamento della storia che utilizzava ricerca e didattica per il rafforzamento reciproco. Nel programma si ribadiva poi come l'oralità, attenta al particolare, alle soggettività, le storie di vita ad esempio, e non ai processi, non potesse essere il fine della didattica, ma un utile strumento per far nascere la motivazione, molla fondamentale di ogni apprendere. In quelle parole erano implicite tutti i temi e i problemi che attraverseranno per anni il confronto nella rete degli istituti, dalla lezione della scuola dell'Arnal a quella di una geografia per la storia di Lucio Gandhi. Si affacciava la necessità di passare dalla storia racconto nella scuola alla storia problema. Si incominciava a parlare di laboratorio di storia. Se, come abbiamo visto prima, nel 1980 nasce la Commissione Didattica Nazionale, che nei suoi primi anni però non ha un grande rilievo per la rete, nel 1983 nasce il LANDIS, il Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia. Raffaella Lamberti ne fu prima direttrice e poi presidente, fino alla fine degli anni Ottanta. E negli anni del suo mandato organizzò convegni e scuole di formazione pionieristiche. Erano i seminari residenziali che vennero poi proseguiti dagli altri che si avvicendarono una mano nell'Andis, qui c'è Guido D'Agostino, ma ricordiamo anche i nomi di Aurora del Monaco, Nadia Baiesi, Elda Guerra. Formarsi per formare erano dei momenti davvero molto alti. Una sfida complicata. Per noi che partecipavamo a quei seminari, spesse volte le prime mezz'ore passavano con la sensazione di non comprendere nulla di quanto ci veniva offerto. Ma questo era proprio una cifra di quelle scuole, il porre molto in alto le questioni per far sì che fossimo costrette e costretti a formarci. E quelle scuole, quei seminari, così venivano chiamati, seminari residenziali, duravano 4-5 giorni, avevano innanzitutto come obiettivo quello di formare i responsabili delle sezioni didattiche e formare i comandanti della rete, che a differenza di quanto è stato detto prima da Nicola Labanca, erano degli insegnanti ricercatori, erano degli insegnanti comandati, per citare alcuni nomi, Ersilia Alessandrone Perona, Laurana Laiolo, Giorgio Canestri, Franco Castelli, persone che nei loro ambiti di ricerca e di studio hanno segnato l'attività della rete e non solo della rete. Questi seminari hanno affrontato i nodi più importanti e innovativi della storiografia, definendo alcune delle linee portanti del programma di ricerca dell'Andis e della rete tutta. Cito alcuni titoli: approcci storiografici alla soggettività, spazi, tempi, cittadinanze, nel 94-96, quale storia per queste generazioni, nel 99-2000. Attività che hanno prodotto buone pratiche, che avevano tutte un denominatore comune: la volontà di coniugare la ricerca storica, l'impegno civile e le questioni che il presente di volta in volta poneva. Univano anche una forte attenzione alle soggettività che erano poste in gioco nel rapporto educativo. Mi sento di dire, e penso che sia condiviso da quelli che hanno la mia età e che a quell'esperienza parteciparono, che l'Andis è stato il luogo dove si è costruito il linguaggio comune, è stato il centro nazionale di riferimento per chi lavorava nella scuola e per la scuola. Negli anni Ottanta si era avviata la stagione delle sperimentazioni e su quelle esigenze, su quelle istanze, nella rete si strutturarono dei gruppi di insegnanti e ricercatori che spesso erano già collaboratori degli istituti e fu così che nacquero a metà degli anni Ottanta, negli istituti più attivi, le sezioni didattiche. Ricordo che per segnarle la istituzionalizzazione, il riconoscimento,
venne anche deciso di istituirne un responsabile, veniva chiamato appunto il responsabile della sezione didattica. Con il formarsi delle sezioni didattiche, il rapporto con la scuola è passato da una semplice, anche se rilevante, fornitura di servizi a una fase di progettazione coordinata e di elaborazione scientifica. Con queste parole Giorgio Canestri indicava il cambiamento e soprattutto il cambio di passo. Ripensando a quella stagione, gli anni Ottanta possono essere definiti un buon periodo per la didattica, specie per quella della storia. Volendo periodizzare, si sa che le periodizzazioni cambiano a seconda di quello che si va a studiare e ad analizzare. I primi 10 anni di vita dell'Andis, delle sezioni didattiche, sono state un decennio assai fecondo, insomma, volevo chiamarlo metà dell'oro. Nei primi anni 90, Laurana Laiolo, che era nel direttivo ISMI, riceve da Quazza, perché sappiamo che era ancora la presidenza del nostro istituto nazionale, l'incarico di presiedere la commissione didattica. L'ISME dagli anni Ottanta aveva 2 centri specifici dedicati alla scuola, la Commissione Didattica Nazionale e il Laboratorio Nazionale di Didattica della Storia. Accadeva così che non di rado questi due organismi incorressero in accavallamenti, sovrapposizioni, forse lo richiamava prima Nicola Lavanga, e dopo diffuse, ripetute, talvolta pedanti, discussioni, insomma anche estenuanti a volte, l'accordo fu che all'Andis spettasse la ricerca didattica e alla commissione didattica la politica scolastica e formativa. È del 9 febbraio 1996 la firma del primo protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, che assegna all'ISMI un ruolo privilegiato nel sostegno all'attività docente, con l'impegno a produrre programmi comuni per la ricerca e sostegno alla sperimentazione. In sostanza quel protocollo fu l'occasione per mettere in pratica tutto quanto era stato studiato e lavorato nel decennio precedente. La prima iniziativa di attuazione di quel protocollo fu nel 1997 il corso seminariale di Arona. Il titolo era Problemi della contemporaneità. Quel corso era destinato a 40 docenti selezionati dai provveditorati nell'ultimo anno delle scuole superiori, docenti che avessero in corso delle esperienze di didattica della storia contemporanea. A quel corso partecipò, per esempio, per ricordare, Lorena Mussini, che attualmente è distaccata all'Istituto di Bologna, quello che si chiamava l'Andis. La metodologia prevedeva di coniugare la complessità storica con la ricaduta didattica, evitando, e queste sono le parole del dirigente dell'istruzione classica Luigi Catalano, evitando gli opposti limiti di un accademismo un po' astratto, un po' disincantato e di un facilismo meramente divulgativo e talvolta pasticcione. Al corso di Arona seguirono altri 2 corsi nazionali, uno nel 1998 a Latina e uno nel 99 a Cuneo, con delle pubblicazioni, ne ho portato solo una perché erano pesanti, erano... Sì, lo erano fisicamente pesanti. Ecco, pensate, quindi in quegli anni il Ministero pubblicava per intero tutto il nostro lavoro. Questo è il primo tomo, ci sono poi gli altri 2. Unità autonomie, sono pochi quelli che si ricordano che ci sono, secondo me, vorrei essere pessimista, che ci sono queste pubblicazioni che danno conto del lavoro che abbiamo fatto. Il 1996, oltre che la firma del primo protocollo, è stato anche l'anno del decreto Berlinguer 682, che prescrive lo studio esclusivo della storia del Novecento nell'ultimo anno della secondaria di primo e secondo grado. Ecco, 1996. Allora, no,
non per dire quanto siamo stati bravi, ma pensiamo al ruolo propulsivo della rete, che è evidente se si pensa che l'Istituto di Ascoli Piceno nel 1991 aveva organizzato il corso, anzi un convegno che si intitolava Insegnare gli ultimi 50 anni con la casa editrice La Nuova Italia e che ha avuto più di 500 docenti iscritti. Io ricordo che eravamo nei corridoi, nelle sale con degli schermi che avevano predisposto all'ultimo perché si potesse comunque sentire quello che i relatori dicevano. Quindi gli istituti, o meglio un pezzo della rete proponeva questo tema nel 91, che nel 96, vabbè, era anche un tempo un governo, un ministro, un certo tipo, viene accolto con questo decreto. Un nuovo protocollo viene firmato l'8 giugno del 99, sempre dal ministro Berlinguer e dal presidente dell'ISMI Giorgio Rochà, e lì in quel protocollo c'è il riconoscimento del lavoro qualificato che l'istituto aveva svolto nell'ambito dell'aggiornamento dei docenti. E proprio perché aveva svolto quel lavoro con tanta dignità, venivano ampliati gli ambiti di intervento, alla ricerca didattica, alla formazione, al sostegno nelle diverse forme dell'innovazione, alla sperimentazione, al sistema di valutazione e alla formazione a distanza. E quel protocollo ha avuto anche la funzione di ufficializzare la nostra proposta didattica, quella della rete, nel senso che dopo quel protocollo è stato molto più semplice per tutti gli istituti instaurare dei buoni rapporti di collaborazione con quelli che allora si chiamavano provveditorati agli studi. Erano impegnati, proprio per dare esecuzione al decreto Berlinguer, nelle commissioni provinciali, avevano istituito commissioni provinciali in ogni provveditorato per la formazione dei tutor. E lì in ogni commissione, bene o male, almeno un rappresentante degli istituti c'era. Ecco, quel periodo si chiude sostanzialmente nel 2000. E qui c'è anche questo, mi sembra di portare i reperti, anche questo è fare storia, in cui ci sono tutti i dati qualitativi, quantitativi, fare storia la risorsa del Novecento, da conto delle esperienze degli istituti storici dal 1996 al 2000. Beh, per esempio 400 corsi di formazione, 50 seminari e convegni, più di 80 pubblicazioni, non è stato un periodo da poco. Ecco, se quella che prima è stato definito, l'ho definito l'età, per così dire, dell'oro, scusate, questi 5 anni, 96-2000, sono proprio l'età del consolidamento. Cioè la rete degli istituti si è consolidata, è stata riconosciuta. E nel 2000, come è già stato ricordato, la Iolo diventerà presidente dell'Istituto Nazionale. Laurana, prima donna, prima non accademica, chissà che anche proprio quei risultati che ottenne nel campo, grazie a una serie anche di concomitanze favorevoli, che ottenne nel campo della didattica non abbiano potuto consentirle di ottenere quella carica. Un'esperienza breve, come è già stato detto, che cessò nel 2002. Al suo posto, per 3 anni, Giuliana Bertacchi. Giuliana Bertacchi, compianta Giuliana Bertacchi, ha lavorato come insegnante distaccata per moltissimi anni nell'Istituto di Bergamo, di cui poi è stata presidente. Era già presente in quel gruppo di studiosi e di ricercatori del 1979 che aveva dato luogo a quel convegno di Venezia e al termine del suo mandato viene pubblicato un bel libro che si intitola L'esperienza del tempo, memorie e insegnamento della storia, edito per i tipi del gruppo Abele nel 2003. E che è frutto del suo lavoro come commissione, lo pubblica con Laurana Laiolo come coautrice, come co-curatrice, frutto della ricerca condotta dall'ISMI in collaborazione con il Ministero e con un gruppo di docenti delle scuole italiane. E nel 2002-2012 iniziano quelli che sono stati definiti da Claudio Della Valle in quel lungo dossier che si trova nel portale del Nazionale, gli anni difficili. E lo sono stati in tanti settori, lo sono stati anche per la commissione
didattica, che non si chiamava più commissione didattica in quel periodo, ma che si chiamò commissione formazione, perché si riteneva che di fatto la didattica si applicasse agli strumenti teorici operativi, mentre quei compiti erano soprattutto compiti di formazione. Quanto viene pubblicato da Aurora del Monaco, che tenne la presidenza in quel periodo, è veramente un documento lunghissimo, sono più di 25 pagine, 25-35 pagine, diventa davvero difficile dar conto di tutti i molteplici fili che erano contenuti in quelle carte. Al termine di quel periodo venne pubblicato di nuovo, ho portato un altro volume, Fare Storia, che però non ebbe successo, perché pensate che venne scritta una lettera agli istituti perché chi fosse interessato lo ricevesse, praticamente non rispose, insomma risposero pochissimi, nel senso che Fare Storia 2, chiamiamolo così, è rimasto, non so più in quale magazzino, se qui al Nazionale o in qualche altro posto. C'è la lettera. Sì, è vero, i seguiti sono così. Bene, dicevo dei molteplici fili, io proverò di panarne uno perché mi sembra significativo per la riflessione e a maggior ragione mi sembra significativo perché, per quanto ha detto Nicola prima, quando parlava di quell'immagine davvero suggestiva del, io so, lavorare all'uncinetto, del punto alto, no? Cioè quel tenere insieme le maglie. E la mia riflessione conclusiva è proprio su questo, sul tenere insieme le maglie. Perché io invece ho la sensazione che negli incontri di formazione, ma non solo negli incontri di formazione, anche nei momenti nostri, insomma, di rete, spesso è necessario ribadire ciò che dovrebbe essere scontato fin dagli anni 90 e invece siamo nel 2018 e ancora ci accorgiamo che quel linguaggio comune che ci sembrava fosse stato creato, quei punti acquisiti, forse in realtà non lo sono tanto. E allora vorrei parlare ad esempio di un punto che dovremmo dare per scontato, perché di volta in volta ritorna ciclicamente, o per iniziative politiche o perché si pensa che di quello si debba parlare. Parlo del manuale di storia. Ecco, io direi, non ricominciamo ogni volta da capo, diamo per acquisito almeno un punto, che il manuale non è lo strumento didattico per eccellenza, è uno strumento fra gli altri. È chiaro che dal manuale risulta difficile prescindere quando si è a scuola, risulta difficile non confrontarsi col manuale nella pratica scolastica. Bene, però utilizziamolo senza considerarlo una totalità in sé compiuta, ma con la consapevolezza di sapere ciò che gli manca e con l'avvertenza di cercarlo altrove, nelle ricerche, nelle esercitazioni, nelle possibilità che ci sono, e sono moltissime, ne parlerà Igor dopo di me. Ecco, di questo parlava Aurora del Monaco in quelle sue numerose pagine, anche di questo, e nel richiamare i temi privilegiati, per così dire, della didattica ISMI, di cui già prima si parlava, quelle da cui alle volte si è schiacciati, no? Il calendario civile, per esempio, la memoria, la storia, ma i luoghi della memoria, e c'è Isnenghi qui davanti a noi che così tanto ci ha dato, ci ha insegnato, i luoghi della memoria, gli archivi scolastici, ma l'intercultura, la storia di genere, naturalmente resistenza, antifascismo, costituzione. Ecco, quei temi, diceva Del Monaco, all'inizio del terzo millennio venivano declinati in una scuola che era oggetto di un pesante attacco da forze di vario segno che, scriveva, avevano come premessa la negazione della storia che si studia a scuola e spesso della storia tout court. E hanno avuto come esito la crescita di tradizioni inventate in cui c'era posto per tutto il ciarpame antidemocratico. Ecco, infatti nel dicembre del 2002 alla Commissione Cultura della Camera viene sottoscritta da tutti i deputati di Forza Italia e dei capigruppo della Casa della Libertà una risoluzione che mette gli storici sotto tutela. Era già stato un tentativo della Regione Lazio nel 2000 con moltissime polemiche, e le polemiche nuovamente si riaccendono nel 2002 perché il Ministero dell'Istruzione in sostanza veniva chiesto di vigilare sulla storia contemporanea insegnata secondo dei criteri
cito, secondo criteri oggettivi e rispettosi della verità storica attraverso l'utilizzo di testi di assoluto rigore scientifico che tengano conto di tutte le correnti culturali e di pensiero per un confronto democratico e liberale che assicuri un corretto apprendimento del passato, ma in special modo di quello più recente. La Commissione doveva intervenire, siccome per le note difficoltà economiche già richiamate dell'Istituto Nazionale in quel periodo, che purtroppo non solo in quel periodo, comunque finiranno, prima o poi, me lo auguro. Finirà l'Istituto. No, dai, io voglio essere... finiranno. Non potendo appoggiarsi al nazionale, fu il nostro istituto, l'Istituto di Alessandria, che garantì l'organizzazione e il contributo economico per poter organizzare quel seminario. Il seminario si intitolava, scusate un attimo, ho perso il titolo, vabbè, ve lo dico fra poco, un seminario sulla questione dei manuali. Anzi, il titolo era molto semplice, era la questione dei manuali di storia, scusate, era per questo forse che la cercavo uno più evocativo, la questione dei manuali di storia. Si tenne all'inizio del 2003, ad Alessandria per quelle ragioni che vi dicevo, ma perché? Ma soprattutto perché ad Alessandria nel 1991 si era svolto un convegno nazionale su una ricerca qualitativa e quantitativa che il nostro istituto aveva condotto, cioè andando a censire tutti gli manuali di storia adottati nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, producendo ricerche di tipo quantitativo e qualitativo, organizzando un convegno con personalità del tipo Scipione Guarracino, Giuseppe Recuperati, Gartiglia, Antonio Brusa, Le Bernard, Teodoro Sala. Ecco, quel convegno diede poi anche degli atti, ne parlavamo prima con Luciano, un volume, La storia nella scuola secondaria. E lì ci si poneva un sacco di domande, come vagliare un libro di testo, quali parametri utilizzare, sono presenti le fonti documentari, la parte iconografica, fotografica, che peso ha rispetto al linguaggio specifico, o mette la foto di un pezzo d'acqua con una montagna dietro scritto fiume Po e può essere qualunque fiume d'Italia o del mondo. Ecco, quelle domande venivano, ci si chiedeva ancora, nel manuale ci sono interpretazioni storiografiche, si dà peso invece a una forte narratività, siamo di fronte a schemi fattuali narrativi o si danno strumenti per un approccio critico e problematico. Siamo nel 1991. Nel 2006, sempre nella nostra rete, siamo sempre in questo ambito, si forma un gruppo di ricerca di amiche e amici dell'area emiliano-romagnola, che analizza i manuali di storia e che nel 2010 pubblica un volume che si intitola C'è manuale? Manuale, analisi dei libri di storia per la scuola secondaria. Ecco, quel volume mostra come tra quelle due realtà di ricerca spaziali e temporali non ci sia stato alcun contatto, come se ogni volta prima di noi ci fosse il deserto. Ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, con un dispendio davvero di energie e di intelligenze notevoli. Ecco allora che qui invoco davvero il punto alto, cioè pratichiamolo, perché noi siamo bravissimi, se chi naviga ha un modo di navigare nel portale, quindi soltanto attenendoci alle fonti, non dico cartaceo, ma la comodità di poter essere a casa nostra e sfogliare, entrare in quel portale. Ci sono documenti importantissimi, ce ne sono tantissimi, ci sono migliaia di pagine. Ecco, quindi è una questione che diventa preoccupante se avviene in un ambito di lavoro specialistico come il nostro, che ha al centro la memoria, ma al centro soprattutto la storia. E noi ne produciamo molta, però al contempo ne siamo in qualche modo dimentichi. L'ultimo periodo, come già chi mi ha preceduto, si va via veloci, perché non perché non si possa fare storia del presente, ma perché insomma non ci sono reperti da tirar fuori con cui servirà, c'era anche quella cosa. A Carla Marcellini, che è stata eletta nel nuovo direttivo del 2012, che era l'insegnante comandata, quella a cui affidare il compito, la missione, la commissione formazione dimissionaria aveva affidato il compito di salvaguardare ciò che non eravamo riusciti a fare o fare completamente e che tuttavia sapevamo fosse centrale nell'azione didattica della rete.
Allora, il primo compito era quello di riuscire a riaprire 900.org. In quel decennio 2002-2012 ci abbiamo provato non so quante volte. Quel portale, non portale, quella rivista telematica che era stata ideata e pensata ancora con la presidenza Maiolo dal compianto Nenè Criscione, Antonino Criscione distaccato, comandato presso i nostri istituti, che con la sua morte non viene più caricata dal 2004 e che tuttavia per anni continua ad avere un numero altissimo di visite. E poi la salvaguardia di quelle che ci parevano le cose, ci pareva un altro elemento importante, la salvaguardia delle scuole nazionali, quelle scuole nazionali iniziate con Formarsi per Formare, quelle alte, non tantissime, anche una all'anno, ma veramente una scuola alta, grande, fatta bene. Quelle dell'Andes, dicevamo, ma poi quelle fatte con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Landis, con i tre enti, no? Didattica, la Commissione Didattica, Landis e il Ministero insieme. Beh, io direi che il compito è stato svolto e questa storia è inutile che ve la racconti perché la conoscete tutti.